magari mi riservate la fine per tutti gli allenatori, mi ringrazio davvero, grazie mille. Perché voglio esprimere un concetto, no? Se per i cittadini la polizia locale è ancora vigile urbano e viene vista come quella che ti fa la multa, voi credete davvero che i cittadini siano diversi da chi gestisce gli apparati pubblici? Purtroppo gli apparati pubblici sono, leggete le dichiarazioni dei politici, leggete le dichiarazioni virgolettate sui giornali. I miei vigili urbani, qualcuno dice, i miei vigili urbani, sarebbe qualche sindaco che ha. In provincia di Vicenza c'è un'altra polizia municipale che dice qui nel mio territorio, prima di entrare devono chiedermi permesso. Andare con te, ma non sto dicendo qua, c'è una richiesta in corso su questo, quindi sono frasi che sono abbastanza pubbliche, si possono trovare in giro. Lo voglio imparare. Noi lavoratori, indipendentemente che ci chiamiamo polizia locale, polizia di Stato, carabinieri, finanza, agiamo sulla base delle norme che ci sono. Norme che molte volte tocchiamo noi con mano, che non sono sufficienti o che potrebbero essere adeguate in una maniera diversa. Molte volte ci manca l'interlocutore per poter sostenere quale sarebbe il sistema migliore, non che ci porta qualcosa a noi in tasca, la differenza è questa, io devo qui a parlare con voi, ringrazio ancora che mi hanno chiamato, ma in realtà che parli non parli, io stasera, cioè non è che mi aumento lo stipendio. Io sto solo segnalando che molte norme purtroppo sono, noi intanto siamo un paese che ha 170.000 debiti, giusto? Circa. Beh, neanche più, poi se parliamo del civile, faccio, sfido chiunque a conoscere, voglio dire, a prescindere da questo. Per esempio, in questi giorni c'è in discussione la legge sul velo, il burka, no, esiste già, ce ne sono 45 leggi, solo che ogni tanto bisogna rifarla, rifare il maquillage per poter dare un segnale. Ma sono più segnali politici che segnali di concretezza. Adesso però voi siete mica venuti qua per sentire me che dico le cose che fanno sorridere, io penso che vi servono dei dati. I dati sono questi, e questo non è responsabilità del cittadino, questa è la responsabilità di chi ha la gestione della pubblica, cioè inteso come capacità di tutto l'apparato di poter essere efficienti. Noi siamo passati 10 anni da un'età media di 27 anni e mezzo a 37 anni, età media, significa che è un apparato che più di 10 anni fa si è bloccato nelle assunzioni, si è bloccato nella programmazione, pensate solo, io sto parlando di uomini, se parlo di macchine vi dico che ho parlato per acquistare l'autovettura ci vogliono 5 anni, un appalto vuol dire dal momento in cui si pensa di comprarla a finire a consegnare l'autovettura, ok? Quindi i tempi sono di una programmazione di intelligenza non normale. Purtroppo chi amministra, chi governa, non ha questa proiezione di tanti anni. Ha la proiezione di dare risultato nell'immediatezza per poter acquisire consensi. E cercare il consenso in un argomento come quello della sicurezza è la cosa più stupida che possa esserci, perché la sicurezza, lo dicono tutti, ma pensate che lo dica io, che dovrei essere forse l'unica persona che lo può dire, non dovrebbe essere né di sinistra, né di destra, né di centro, dovrebbe essere quella che dà il risultato concreto. Mi fa sorridere quando più persone si avvicinano a questo tavolo, lo fanno tutti, di cui fanno la differenza micro, macro, cioè qua il problema non è micro, macro, il problema è che se uno subisce un furto di appartamento, subisce una violenza inaudita, perché viene attentato nei propri effetti, viene violentato quasi in maniera fisica in una cosa che è inaccettabile e gli rimane dentro la testa per una vita. E questo per chi non è possibile, per attività di servizio, vedere tutti i giorni, o quantomeno molto spesso, voglio dire, vedere le persone che cosa ti trasmettono di angoscia, è una cosa che ti metti dentro anche tu. E che cerchi poi di trasmettere, ma che ti trovi il muro di ignoranza, scusate, ripeto, l'ignoranza di prima, volevo essere chiaro che non volevo essere offensivo, non volevo essere Costituzione, no? Non voglio interessare questo, giustamente, perché il problema focale qua è questo, ma voi questa cosa non vi dovreste, neanche se ci mettiamo 10 pattuglie non riusciremo a risolverlo, risolveremo solo l'immigrazione. Essendoci qua la pattuglia, la prostituta si rompe le scatole, ma perché devo andare lì a farmi controllare ogni sera, si porta a 20 giorni.
ma il problema del nomadismo, del reato, del disagio sociale, non risolvere il problema. Noi guardiamo con molta angoscia al potere cosiddetto dei sindaci. So che qua non sono d'accordo, ovviamente, di altre cose. Perché se è vero come è vero che oggi le cose funzionano dove le persone sono intelligenti, si parlano e dialogano, così come confermo Treviso, per esempio, effettivamente c'è un ottimo dialogo tra le varie forze di polizia e la magistratura. Ma perché? Perché le persone che le dirigono, le sorelle in quel momento, sono persone davvero capaci, proficuano il vero proprio piaceria di confronti di chi è presente. A noi non possiamo sperare che ci sia sempre una persona intelligente e capace. Gli idioti ci sono dappertutto, coloro che vogliono approfittare ci sono dappertutto, quindi certo, perché servono le leggi e le norme. Quando si dà un potere a un sindaco, vuol dire che si toglie a qualcun altro. Ma non è che sempre la soluzione migliore, Cioè, se qualcun altro non ha potuto esercitare quel potere, probabilmente perché mancavano i mezzi, gli uomini, le strutture, la capacità, l'intelligenza, le direttive, cioè mancano magari tutta una serie di questioni. Non è che per forza di cose bisogna buttare via il bambino, l'acqua sporca del bambino dentro. Scusate, anche io, ripeto sempre, immancabilmente voglio dirlo e immancabilmente faccio il contrario. E adesso avremo dei dialoghi difficili, il sindaco avrà una responsabilità sempre maggiore, se chi se l'è presa, se l'è portata via, ma il gentilino, per capirci, no? Famoso in Italia, chi se l'è presa, però molte volte poi ha dovuto rincorrere, cambiare idea, fare della battuta per nascondersi, e chi invece sta nel suo cantuccio e aspetta che gli eventi portino. Non va bene nessuna delle due, perché comunque il sindaco è responsabile di una città, il sindaco ha una nei fatti ha la capacità di interloquire quello che ha con chi poi gestisce la sicurezza pubblica. Mi riferisco solo alla sicurezza io, non allarghiamoci a altri concetti perché altrimenti non ne finiremo più, ovviamente. Nei fatti ce l'aveva. Non serve avere il potere di ordinanza, con tutto rispetto, questo è proprio puro sindacalismo quello che sto facendo io adesso, però, che tutti mi potrebbero contestare. Quel potere famoso di incidere nella vita di tutti i giorni di tutti i cittadini, io lo guardo con terrore, la guardiamo noi con terrore, perché il fatto di avere la possibilità di fare un'ordinanza viene fuori davvero di tutto su argomenti come questi. Noi dobbiamo mettere in teoria a Rimini la multa a chi sosta più di 3 minuti sullo stesso posto sul marciapiede. Dobbiamo capire che se si va in provincia di Verona, nello stesso strato di statale si può passare da un posto in cui la prostituzione dei clienti viene multata con 500 euro a quello che il paese dopo non lo fa. È inaccettabile su una questione così importante come quelle che noi tocchiamo con mano tutti i giorni come interlocutori. Ed è inaccettabile poi che ci siano gli emulatori dei gentilini di turno, in cui in provincia di Milano, un comune, su un parco pubblico, un sindaco è riuscito a fare 29 ordinanze di divieto, 29 divieti, è bello che il parco si chiama Parco della Libertà, 29 divieti sullo stesso parco, ma se non ci si può accompagnare più di due, perché sennò, ma è da folle, cioè noi andiamo a cena, siamo in tre, siamo passivi di chi è reato. Ma poi capite che stiamo passando, cioè si rischia di passare da situazioni di totale disagio, disastro, disattenzione, a comportamenti che insomma sono parte della vita di